Ecco ragazzi, ho qualche problema di convivenza ormai. E ecco l'allenamento di questa settimana. Abbiamo inizialmente una manutenzione dei piedi, cioè nel senso di automassaggio e mobilità passiva fatta con le vostre mani. Poi andremo a mobilizzare molto alluce e caviglia, saranno il focus di questa settimana, per poi andare a attivare il core in stazione eretta, fare alcuni esercizi di potenziamento per poi andare a fare dei mini circuiti in cui alterniamo, che abbiamo già fatto, in cui alterniamo un lavoro diciamo molto intenso a un lavoro di andature per mantenere comunque il sistema piede elastico. E il recupero ce lo facciamo con l'esercizio di mobilità delle spalle in appoggio. Tenete duro, provate a fare gli esercizi. È sempre più distante qui il ritorno alla normalità, però diciamo facciamolo un po' per la salute personale. L'attrezzatura che ci serve oggi è questa: una sedia, un asciugamano, una coperta, eventualmente un libro, e per crearci un peso può essere utile, se non ce l'avete, una borsa e due bottiglie d'acqua. Manutenzione fatta con le nostre mani sulle strutture dei piedi. Prima di iniziare, volevo solamente sperare una cosa. Io spero che a casa vostra le scarpe e le ciabatte si stiano chiedendo se siete morti, perché non c'è nessun motivo per andare ad utilizzare scarpe o ciabatte finché siamo chiusi in casa. Mi raccomando. Iniziamo quindi con un massaggio della suola dei piedi. Io non sono un riflessologo, per cui non posso darvi indicazioni in questo. È comunque semplice guardare una mappa e andare a vedere anche quali potrebbero essere i punti da andare a massaggiare che vi possono dare dei benefici anche sugli organi interni. Il massaggio, come sapete, è molto semplice. Pollice, che è il dito un po' più forte, va a fare delle pressioni circolari dell'intensità da voi desiderata. Partite magari dal primo metatarso, dedicate 5-10 secondi per zona, vi spostate in tutte le zone del piede dove sentite magari più fastidio, più tensione, soffermatevi con più cura. Quindi andate velocemente a massaggiare tutta la pianta del piede. Ora io lo sto facendo in maniera esemplificativa, quindi non tenete conto del tempo che ci sto mettendo, molto inferiore rispetto a quello che consiglio a fare a voi. Molto bene, il secondo passaggio è quello di andare ad ammuovere alcune strutture, alcune articolazioni del piede. Le prime che vi consiglio di muovere sono i metatarsi adiacenti, quindi pinzate il primo metatarso sia sulla parte dorsale che sulla parte plantare e il secondo e cercate di muovere trasversalmente, uno più su, uno più giù, i metatarsi. Una decina di movimenti, ripetete, quindi tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo, tra il terzo e il quarto, tra il quarto e il quinto. E dove magari avete trovato più blocco, provate a ritornare a massaggiare in maniera magari non proprio col polpastrello, ma quasi con la punta, in mezzo ai due metatarsi in maniera più profonda, per poi ritentare la mobilizzazione. Molto bene. Poi passiamo ad andare a muovere l'alluce. Prima prendo qui i primi metatarsi con la mano, prendo l'alluce con due dita, lo muovo in flessione dorsale e in flessione plantare in maniera
piuttosto delicata, provo a fare delle circonduzioni in un senso e nell'altro, magari rispettando sempre i 10 movimenti per ogni tipo di esercizio. Poi cerchiamo di fare anche un lavoro più intenso. Pinzate forte l'hallux, andate a trazionarlo, cioè ad allontanarlo del piede, piegatelo verso la pianta, tenendo questa trazione, mantenete la posizione 5-10 secondi, poi eseguite anche dall'altra parte, prendo, tiro e piego dall'altra parte, mantengo 5-10 secondi e magari ripeto 3-4 volte da entrambe le parti. Molto bene. Poi cercate di andare a infilare le dita tra ciascun dito proprio del piede. Così anche gli diamo un po' di distanza e provate a piegare le dita da una parte e a piegare le dita dall'altra. Piego da una parte e piego dall'altra, 10 movimenti per flessione dorsale, per flessione plantare. Molto bene, ora dopo aver lavorato sulle dita saliamo a livello del mezzo piede, pinziamo i metatarsi, pinziamo la caviglia e cerchiamo di imprimere al piede dei movimenti torsionali da una parte e dall'altra. Poi andiamo anche sul tallone, blocchiamo l'avampiede e cerchiamo di muovere sempre con dei movimenti torsionali anche il tallone, che ovviamente sarà più rigido, ma un minimo di movimento deve poterlo avere. Per finire con della mobilità, diciamo così, passiva, come stiamo facendo sulla caviglia, quindi pinzate sopra al malleolo, state più in alto, prendete il vostro piede e delicatamente andate ad eseguire delle circonduzioni, 10 in un senso, 10 nell'altro senso. Iniziamo gli esercizi di mobilità, in particolare dell'hallux e della caviglia. Il primo esercizio funge anche un po' da riscaldamento, lo possiamo fare dalla posizione seduta in forma attiva. Andiamo a partire dalle dita, le flettiamo verso la pianta e le flettiamo verso il dorso. Fletto da una parte, fletto dall'altra. 10 movimenti da una parte, 10 movimenti dall'altra. Poi andiamo con la caviglia, distendo e fletto, distendo e fletto e vado in circonduzione, in un senso e nell'altro. Poi proviamo a fare degli esercizi che coinvolgono entrambe le articolazioni. Fletto le dita, distendo o fletto plantarmente la caviglia, fletto dorsalmente le dita, fletto dorsalmente la caviglia, dita, caviglia, spingono, fletto, fletto, push, push, flex, flex, push, push, flex, flex. Molto bene. Siamo pronti per andare a fare degli esercizi sempre di mobilità passiva, ma con un maggior carico, sfruttando il peso del corpo e il vincolo del pavimento. Esercizi di mobilitazione passiva dell'hallux e di allungamento dell'arco plantare. Partiamo dalla posizione quadrupedia, aiutatevi con un asciugamano per stare più comodi, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle, caviglie e dita distese. A questo punto proviamo a scendere con il sedere verso i talloni. Le mani ci aiutano spingendo letteralmente il nostro sedere più in basso possibile. Manteniamo la posizione per 5-6 respiri profondi.
Poi ritorniamo con le spalle sopra le mani. Andiamo a variare la posizione dei piedi. Andiamo a puntare le dita per terra. E ritorniamo con il sedere verso i talloni. Le mani sempre ci aiutano, spingendo, puntellando la posizione. 5, 6, respiri. Alterniamo questa sequenza per una decina di volte da una parte, una decina di volte dall'altra. Mobilità dell'alluce. Mi metto in posizione dell'arciere, quindi spalla anche, ginocchio allineati, l'altra anca piegata a 90 gradi, piede sotto. Il piede dietro va in appoggio sull'alluce e a questo punto cerco di abbassare il peso, il sedere, verso il tallone dietro. Inspiro, salgo, espirando, scendo. Inspiro, salgo, espirando, scendo. Ne eseguo 10. Poi da qui concateno un esercizio di mobilità per la caviglia. Vado a piegare, quindi la caviglia e il ginocchio della gamba che sta davanti. Quindi inspiro, torno, espiro, vado. Inspiro, torno, espiro, vado, mantenendo il tallone a terra e possibilmente mantenete anche pigiato l'alluce, cioè l'alluce preme per terra con forza. Questo per evitare il compenso della pronazione qualora la caviglia non fosse così mobile. In ogni caso, anche qui il tallone non si alza. 10 anche di questo. Poi cambiate la posizione e fate dall'altra parte. Esercizio di mobilità dell'alluce. Vi mettete in posizione accosciata, in questo caso non importa se i talloni non stanno a terra, trovatevi un appoggio per le mani in modo tale da rimanere in equilibrio e da qui provate ad avvicinare le ginocchia per terra andando ad appoggiarvi il più possibile sull'alluce. Tornate indietro, inspirate, andate, espirando tornate indietro. Eseguite 10 movimenti. Mobilità delle dita in stazione eretta. Andiamo a portare il piede su cui vogliamo lavorare verso dietro, piegando le dita dal punto di vista plantare in modo da appoggiarne il dorso. Rimaniamo in posizione caricando il peso, quindi cercando più flessione plantare possibile e manteniamo la posizione per 5-6 respiri. Poi andiamo a mobilizzare da una parte, quindi piego più possibile da una parte, dorsalmente, e ritorno invece a cercare la flessione plantare. Inspiro da una flessione plantare, espiro da una flessione dorsale. Dieci movimenti per flessione. Esercizio di mobilità per la caviglia. Utilizzate la possibilità di essere vicini a una parete. Partite con la caviglia che magari sapete essere più rigida. Se non ne avete idea, ma vi ricordate di aver subito una distorsione su una delle due caviglie, magari partite da quella che probabilmente è quella più rigida. Vi posizionate con le gambe leggermente divaricate, con la gamba su cui volete lavorare più vicina alla parete. Iniziate a piegare la caviglia e ad avvicinare il ginocchio fino a toccare la parete. Ovviamente il ginocchio si muove perfettamente allineato al piede, perpendicolare al secondo dito. Il tallone non si alza da terra. Se ci arrivate con facilità, arretrate di qualche centimetro, riprovate. Se ci arrivate con facilità, arretrate di qualche altro centimetro e riprovate finché trovate quella che è per voi la posizione che sta al limite, cioè che arrivate senza alzare il tallone a toccare la parete con un po' di difficoltà.
Cercati anche di mantenere l'alluce pigiato a terra in pressione in modo tale da non cadere internamente con il piede e attuare il compenso della pronazione. Quando avete trovato la posizione ideale su cui lavorare, fatelo 10 volte molto lentamente. A questo punto, quando passate sull'altro piede, che in teoria è quello un pochettino più libero, magari sono tutti uguali, ma dubito, andate a posizionare il piede opposto senza spostare il primo, nella sua perfetta, diciamo, stessa posizione, allineato, stessa distanza dalla parete. E partite da quello e continuate pure a fare 10 movimenti da questa distanza, anche se sentite che questa caviglia potrebbe far di più, come nel mio caso. Comunque non ha senso andare a aumentare ulteriormente la mobilità della caviglia, nel mio caso la destra, se è già allo stesso livello della sinistra, che è il mio punto debole. E fate 10 movimenti anche da questa parte. Esercizio di mobilità per la caviglia. Andiamo ad eseguire questo esercizio di flessione dorsale della caviglia con ginocchio disteso. Per cui sempre con l'aiuto di una parete per avere un appoggio per le mani, andiamo a portare la gamba su cui vogliamo iniziare a lavorare leggermente più indietro rispetto all'altra. Quindi questa volta la gamba che farà l'esercizio sarà quella più indietro. In questo caso per me è la sinistra. Devo cercare di piegare la caviglia sinistra mantenendo il ginocchio sinistro perfettamente disteso. Quindi io andrò ad appoggiarmi sulla gamba destra che andrà a piegarsi il più possibile. Ovviamente rimane a terra il tallone anche in questo caso. E ripeto, ginocchio sinistro, gamba dietro, disteso. Sentirete una tensione che sarà sulla parte più alta del polpaccio. Eseguite anche qui 10 movimenti. Per intensificare la mobilizzazione della caviglia al ginocchio disteso, per chi vede che ha già un buon raggio di movimento e vuole fare un lavoro più intenso, può essere utile l'utilizzo di uno spessore, anche un semplice libro, dove andare ad appoggiare solo l'avampiede. Quindi il tallone rimane fuori. Ci rimettiamo in posizione le gambe leggermente divaricate, ginocchio della gamba dietro, nel mio caso il sinistro disteso, piego caviglia ginocchio della gamba avanti, mi inclino con tutto il busto, chiudo dorsalmente la caviglia sinistra, mantenendo ginocchio disteso. Inspiro, vado, espirando, torno. Possiamo eseguire 10 movimenti. Nel caso in cui abbiamo una caviglia che tende alla pronazione, potremo utilizzare un rialzo con un libro per andare a togliere questo compenso. Sicuramente il range di movimento diventerà inferiore, ma sarà, diciamo, realmente una flessione dorsale della tibia tarsica. Andate ad appoggiare il piede su cui volete lavorare, sopra a rialzo, nel mio caso un libro, solo con l'alluce e fino al primo metatarso. Il resto del piede si appoggia normalmente per terra. E qui lo posso usare sia per un esercizio di flessione dorsale a ginocchio piegato, quindi sta lavorando, lavoro con la gamba avanti, sia per un esercizio di flessione dorsale a ginocchio disteso. Esercizio di mobilizzazione della caviglia composto da una parte passiva, grazie al carico del corpo e al pavimento, e una parte attiva, in cui invece sono proprio i muscoli flessori che vanno a far sì che la caviglia si fletta dorsalmente. Può essere sempre utile un appoggio. Andiamo a piegare caviglia e ovviamente ginocchio ed anca, ma il focus è sulla caviglia, mantenendo le ginocchia allineate, non lasciate che si avvicinino tra di loro. Andiamo a intervallare con una flessione dorsale attiva, cioè ginocchio disteso, sollevo i piedi da terra, mantenendo quindi l'appoggio solo dei talloni. Quindi inspiro,
scendo, espiro, distendo e tiro sulle punte dei piedi. Inspiro, scendo, espiro, distendo e tiro sulle punte dei piedi. Esercizio di mobilità della caviglia a livello di pronazione e supinazione. In stazione retta cerchiamo di portare in appoggio solo la parte esterna dei piedi, mantenendo le ginocchia distese e rilassate. Poi cerchiamo di caricare la parte interna. Inspiro, vado sull'esterno, espiro, vado sull'interno ed eseguo 10 movimenti completi. Con un esercizio di mobilizzazione globale, dove andrà a lavorare sia l'articolazione della caviglia, delle anche e la parte lombare fino alla spalla. Ci mettiamo di fronte alla nostra parete, gambe, larghezza, spalle, braccia distese in alto, appoggiate alla parete. Cerchiamo di scendere con il sedere più che possiamo senza alzare il tallone da terra e mantenendo la schiena allineata, quindi non cifotizzando, non facendo la gobba. Per cui inizio a scendere piano piano, così sento bene il movimento. Se sento che la schiena molla, sono già sceso oltre. Se sento che il tallone si alza, sono già sceso oltre. Sguardo avanti. Espiro, salgo. Inspiro, scendo. Espiro, salgo. Inspiro, scendo. Eseguite anche questo movimento 10 volte. Se lo squat, l'esercizio di mobilità globale, risultava difficile, in particolar modo a causa della caviglia, il tallone si alzava facilmente e molto presto rispetto alla discesa del movimento, aiutatevi con un rialzo da inserire sotto i talloni. Può anche essere un asciugamano arrotolato, quindi vi andrete a mettere nella stessa posizione di prima, quindi gambe larghezza spalle, talloni in appoggio sul rialzo, braccia distese in appoggio alla parete. E ripetiamo il movimento. Dovremmo percepire un netto miglioramento e la possibilità di scendere molto di più rispetto a prima. Iniziamo ora il blocco di esercizi sul core stability. Li faremo in stazione retta, per cui sarà un core stability veramente globale, dove sarà molto importante che quello che farà il nostro piede in appoggio sul pavimento. Ovviamente si lavora scalzi. Vi suggerisco, per alzare diciamo l'intensità della progressione degli esercizi, di munirvi di un peso. In questo caso io mi sono attrezzato con una semplice borsa e due bottiglie da 1,5 litri. Iniziamo con un esercizio di diciamo di short foot, di attivazione del piede con una leggera inclinazione del corpo e con il peso che verrà spostato da una mano all'altra mentre si lavora sullo stesso piede. Andiamo ad appoggiare il piede per terra con le dita ben aperte. Se avete bisogno, lavorate con i separatori delle dita. In questo caso inizio con il peso dallo stesso lato della gamba su cui voglio lavorare. Piego leggermente caviglia, ginocchio ed anca, quindi busto leggermente inclinato ma allineato. Vado a togliere sollevando leggermente da terra o mantenendo solo la punta del piede a terra, vedete voi, l'altra gamba, e inspiro, relax, espirando premo le dita del piede per terra cercando di attivare l'arco plantare. Inspiro, relax, espirando premo. Lo eseguo 10 volte con il peso dalla stessa parte della gamba. Poi relax, cambio, porto il peso dall'altra parte e eseguo altri 10 attivazioni con il peso dall'altra parte. Quello che devo stare attento qui è mantenere comunque il busto, le spalle sulla stessa linea, non lasciarmi andare, mantenere. Quindi inspiro, relax, espirando schiaccio a terra le dita, cerco l'attivazione, cerco di dire che si contrae la muscolatura che sta sotto il collo del piede. Inspiro, relax, espiro, attivo.
L'evoluzione della progressione prevede ora un'inclinazione maggiore del busto e un ritornare in posizione leggermente inclinata. Eseguendo sempre 10 movimenti con il peso dalla parte della gamba in appoggio, 10 movimenti con il peso dalla parte della gamba sollevata. Lo start del movimento di inclinazione è il tallone e lo start del movimento di ritorno in posizione semi-eretta è l'attivazione dell'arco plantare con le dita che premono per terra. Per cui schiena distesa, piego leggermente il ginocchio, piede a terra ben con le dita ben distanti, inspiro, inclino, lascio il braccio appeso morto, espiro, premo con le dita per terra e contemporaneamente salgo. Inspiro, inclino, espiro, salgo. Dopo aver fatto 10 movimenti col peso a destra, rimango sullo stesso piede ed eseguo a sinistra. Inspiro, inclino, espiro, salgo. Inspiro, inclino, espiro, salgo. Ora aggiungo alla progressione la flessione dell'anca controlaterale rispetto a quella che è in appoggio. Per cui piede in appoggio, caviglia, ginocchia leggermente piegate, schiena allineata, il peso dalla parte del piede in appoggio. Inspiro, inclino, espirando, spingo col piede per terra, raddrizzo e fletto l'anca dall'altra parte mantenendo la schiena allineata. Inspiro, inclino, espiro, ribalto e fletto. Poi passo peso dall'altra parte e ripeto sempre però con la stessa combinazione di gambe prima di passare dall'altra. Inspiro, inclino, espiro, fletto. Inspiro, inclino, espiro. Nell'ultima evoluzione avrò bisogno di un peso che potrò tenere in mano agevolmente. In questo caso io ho preso una sola bottiglia e la tengo tra le mani. Perché vado ad aggiungere all'inclinazione e alla flessione dell'anca una spinta del braccio verso l'alto e del piede, quindi staccando il tallone da terra. Quindi l'esercizio diventa questo. Posizione iniziale con le piede a terra, dita ben distese, ginocchio e caviglia leggermente piegati, anche leggermente piegato, busto un po' inclinato ma disteso. Peso dalla parte del piede in appoggio a terra. Inspiro, inclino, espirando, attivo l'arco plantare spingendo a terra con il piede, ribalto, fletto, anca e gomito. Distendo il braccio, stacco il tallone da terra, scendo, inspiro, inclino, espiro, ribalto, fletto, spingo, porto il peso dall'altra parte ed eseguo 10 movimenti ancora su questa gamba e solo dopo andrò a cambiare gamba. Inspiro, inclino, espiro, ribalto, fletto, spingo, salgo, inspiro, inclino, espiro, ribalto, fletto, spingo, salgo. Il blocco sugli esercizi di core stability finisce qui, ricordatevi. 10 ripetizioni sulla gamba destra con il peso a destra, 10 ripetizioni sulla gamba destra con il peso sulla mano sinistra e poi cambio gamba, 10 ripetizioni sulla gamba sinistra con il peso a sinistra, per finire con 10 ripetizioni sulla gamba sinistra ma col peso a destra.
Bene, ora eseguite il circuito che prevede tre esercizi da tenere 45 secondi per ciascuno. Gli esercizi si ripetono per tre volte con delle varianti. Il recupero rimane uguale con il movimento delle braccia con schiena in appoggio. Potete eventualmente ripetere.